Piacere di conoscerti, io sono Roberta e inizio col ringraziarti di nuovo per voler partecipare a questa intervista. È la mia prima intervista, quindi ti ringrazio per rompere un po' il ghiaccio. Ti voglio appunto dire che, cioè, volevo parlare un po' più di me, così entriamo un po' più in confidenza e l'intervista diventa anche un po' più sciolta. Io studio lingue, inglese e tedesco. Sono una studentessa di Tien. Dimmi un po', cos'è che si deve sapere di te? Io di te so che sei un rapper e produttore trentino. E vai, c'hai progetti, dici un po'. Ecco, una cosa che io sempre faccio, lo so, faccio una gran fatica a poter descrivere me stesso, ecco, è tipo cercare di mettere tutto in alto, provo. Anche con poche parole che ti possono descrivere, senza un discorso grande. Sì, nome è Nana Motobili, nome di artista. Nome vero è Nana Kofi Osei. Vengo dal Ghana, sono un produttore e anche un rapper, musicista. Che ama fare la musica, anche vedere altre persone. Quando ero piccolo, quando andavo negli studio a fare i miei demo in Ghana, tutte le volte che entravo negli studio era una cosa fantastica vedere tutti questi apparecchi che sono tutti là dentro e dicevo, caspita, allora queste cose qua se ce l'ho alle 2 di mattina posso svegliarmi e iniziare a registrare così senza problemi e tutto. E queste sono le cose che mi hanno portato in questo mondo e facendo tante cose che sono divertenti. Quindi è Sarà sempre un stato un motivo tuo per questo sogno. fondo. È sempre stato un tuo sogno fare musica. Sì, cioè una cosa che non mi sono reso conto, ma sì. Sì. Io so che hai detto che sei vivi in Ghana, cioè sei originario del Ghana e comunque lì il plurilinguismo è molto forte. Infatti, una curiosità era proprio questa: come hai vissuto da bambino questo plurilinguismo? Cioè, è stato facile adattarti a questa realtà o no? Ma no, non era difficile per niente, perché personalmente io venivo da una famiglia dove mia mamma parla un'altra lingua e mio papà parla un'altra lingua. E già le radici di mia mamma parlano 2 lingue. C'è la parte di sua mamma, parlano una lingua che si chiama latte, come latte in italiano. Parte di suo padre che è qui a te e parlano un'altra lingua. Parte di mio papà, tutti e due parlavano la stessa lingua comunque. E già qua vuol dire che ho avuto l'opportunità, non so, mi senti bene? Sì, ti Cioè, sento mi bene. hanno A appena. tratti no, però ti sento bene, tranquillo, adesso sì. Ok. Per me è stata una fortuna perché ero un bambino, non capivo, cioè, che c'erano diverse lingue. Io sono nato dentro. E quindi non ho avuto questo cioè, pensiero che ci sono diverse lingue. Poi nel nostro quartiere comunque c'erano altri di altre provenienze. Sono danesi, ma in Ghana abbiamo 52 lingue, per dire. Quindi diverse lingue, dovevamo crescere insieme. Ci prendevamo in giro, che lingua tu parli, dici mentalmente. A me mi dicevano sempre mentemente tu con tua lingua mentemente mente, perché mente vuol dire cosa, no? E loro sempre è una delle parole che si sente nella lingua di mia mamma tantissimo, quindi tutti quanti mentemente mente, io mentemente mente, voi.
E quindi ci giocavamo, non ho mai fatto il caso che è stata una difficoltà, E veramente. invece, cioè, questa cosa, diciamo, essere esposto comunque sin da piccolo a tante lingue, ti ha aiutato poi nell'apprendimento dell'italiano o no? Cioè, ti è risultato facile no? O no? Probabilmente già come sto dicendo, a fare caso mi ha aiutato, ma naturalmente non ci avrei neanche pensato che quello era una cosa che mi ha potuto aiutare a poter imparare l'altra lingua. Però sì, perché cioè, capire varie lingue, per esempio l'inglese. Mi ha aiutato anche tanto poter imparare l'italiano, anche se non sono uguali, per esempio. Sì. E quindi sì, cioè, capire una lingua ti apre un'altra lingua, ovviamente ti apre la mente anche a poter Altre culture. capire una. E allora adesso sei a Trento, ma hai vissuto solo a Trento o altre città italiane? Vivere, sì, ho vissuto a Trento di più, però ho avuto l'opportunità di vivere in Palermo per 2 settimane, e una settimana, quindi sì, in Olanda 1 mese, per esempio, e quindi vari posti sono riuscito ad andare a vedere cosa c'è in quelle zone. Non, sì, principalmente ho vissuto a Trento, ma c'è E come ti stato hanno anche aiutato i vissuto in altri trentini? posti per pochi tempi. Scusami. E come ti hanno aiutato i trentini con questo dialetto, cioè con l'italiano? Come con l'italiano ha imparato, cioè come mi hanno aiutato i trentini con l'italiano. Sono, come è stato il loro rapporto, cioè ha influito il tuo rapporto, le tue amicizie con dei trentini nell'imparare l'italiano? Sì. Certo, già ai miei primi anni ho avuto la fortuna di conoscere anche italiani, trentini, a cui uscivamo anche delle volte, quindi ovviamente se devi parlare la lingua, no? Usciamo le sere, uscivamo, invitavano, ovviamente ti manda un messaggio, non ti manda un messaggio sul telefono in inglese e dici, ma che vuol dire questo qua? E devi cercare di capire, no? Quindi Sì, ti capisco. i primi giorni dove incontri una persona e vuoi chiedere, ma scusa, dove è questo posto? E non sai come dirlo in italiano, quindi devi dirlo in inglese. Excuse me, e ti dice qualcosa, ma io non capisco niente, ma anche io non capisco, e dico, ma che maleducato questo qua che Dai, ti sei fatto anche due risate, però, dai. È stato divertente. è stata una cosa, cioè, divertente perché a riflettere hanno tutto aiutato, no? Ti Sì. mandano un messaggio e dici, come vuol dire questo? Non capisci che io non capisco l'italiano? E tutte queste cose qua mi ha aiutato tanto. Volevo dire anche, tipo, fare musica anche insieme ai trentini. C'ho un bel po' di trentini che facciamo collaborazioni insieme. Quando arriviamo in studio non c'è altra lingua, non c'è il parlare inglese o quello italiano. Quindi sì, Bello. quello mi ha aiutato. Sì. E invece con il dialetto hai imparato qualcosa di dialetto? Ti sei approcciato al dialetto trentino Trentino, per esempio, mi go fam. Un bicchiere di vino. Sì, qualcosa. Poi a sentirli
sentire, sì, ho imparato qualcosina. Delle volte incontri e parlano in Trentino, non è che fanno caso che ci sei, parlano in Trentino, quindi. E poi dopo mi chiedono, ma ti capi? Però voglio farti un'altra domanda un po' più generica, ed è: qual è il messaggio che vorresti fare arrivare con la tua musica a chi ti ascolta? Ok, un messaggio probabilmente diventa uno dei messaggi che la musica è una lingua in sé. La musica, le alfabete della musica, non conosce l'italiano, non conosce l'inglese, non conosce mia madrelingua, non conosce il francese. Ha una sua lingua proprio da solo, quindi delle volte mi ricordo quando ero piccolo, ero bambino, in Ghana c'era una canzone, Felicità, è una canzone italiana, e era in Ghana e quando arrivava questa canzone, anche c'era il video in TV, non capivamo niente, capivamo. Che era qualcosa di bello. Il fatto è che la musica era bella. Siamo lì e non è che è musica che fa ballare, è musica tranquilla. Quindi appena tu senti felicità, tutti quanti felicità, e non conosciamo le parole, però facciamo felicità. Invece, come vedi la tua musica tra 10 anni? Come vedi la tua musica tra 10 anni? Tra 10 anni, da quando ho detto che okay, io questo, musica è il mio lavoro, e io faccio musica come lavoro, produzione, sia produrre le mie cose, altri artisti. Vedo che le cose mano a mano stanno andando sempre più meglio e sempre più bene. Quindi fra 10 anni, se tutto bene, sponsorizzazioni bene e tutto quanto, potremmo arrivare un bel numero di persone. Soprattutto perché la musica non faccio solo per me.